Benvenuti in questa nuova puntata di Scuola Zone News. In questa puntata parleremo della nuova riforma del MIUR riguardo la maturità, del nuovo giudice di X Factor e della critica sociale alla nuova acqua firmata Chiara Ferragni. Partiamo con il primo servizio. Lasciate ogni speranza a voi che entrate, ma soprattutto dimenticate tutto ciò che pensavate di sapere sull'esame di Stato. La maturità, già a partire da quest'anno, avrà tutto un altro volto! Innanzitutto, per la gioia di tutti, non ci saranno più 3 prove scritte, ma solo 2. La terza prova, infatti, ci abbandona. Speriamo per sempre. L'esame in generale avrà un peso minore sul voto di uscita finale. Infatti, per dare maggior valore al percorso svolto dagli studenti, i crediti scolastici accumulabili nell'ultimo triennio passeranno da un massimo di 25 a un massimo di 40. Non saranno poi necessarie per essere ammessi all'esame né la partecipazione alla prova in balsi, né lo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Saranno invece requisiti richiesti la partecipazione ad almeno 3/4 del monte ore previsto e la sufficienza in tutte le discipline, compresa ovviamente la condotta. Per quanto riguarda la prima prova, i maturandi potranno scegliere tra 7 tracce, di cui 2 analisi del testo, 3 testi argomentativi e 2 riflessioni critiche su un tema di attualità. La seconda prova, invece, potrebbe riguardare più materiale di indirizzo, e non solo una. Inoltre, sia le 2 prove scritte, sia l'orale, verranno valutate in 20esimi, e il voto finale sarà sempre espresso in 100esimi. Beh, che ne pensate? Siete felici? Siete tristi? Dai, cosa aspettate? Scrivetecelo qua sotto. Parliamo ora di X Factor. Asia Argento, cacciata dal programma, viene sostituita dal fratello illegittimo di Lady Oscar, Lodo Guenzi. E a questa notizia voi sicuramente non è che direte: ah sì, Lodo Guenzi, quello che ha fatto... Ma invece risponderete con un semplice: ma chi è? E per questo ci siamo noi. Via con il servizio. Ragazzi, vi chiedo umilmente di perdonarci. Nelle puntate precedenti abbiamo già parlato di questo fatidico nuovo giudice di X Factor, sbagliando continuamente le previsioni. Ma adesso il nome è ufficiale. Ed è con un po' di tristezza che vi diciamo: no, non sarà The Rock. L'artista destinato a sostituire Asia Argento nell'edizione di quest'anno è niente po' di meno che Lodo Guenzi. E chi cazzo è Lodo Guenzi, vi chiederete? È il cantante dello Stato Sociale, quel gruppo indie che anche chi odia l'indie conosce per la canzone di Sanremo, Una vita in vacanza. Una canzone un po' meno conosciuta si chiama Nasci da rockstar, muori da giudice di un talent show. Non esattamente il miglior biglietto da visita che Lodo Guenzi poteva presentare prima di questa nuova avventura. E ancora, non molto tempo fa, in un'intervista aveva parlato male di X Factor, sostenendo che il programma mettesse lo spettacolo al di sopra del vero talento artistico. Non a caso non sono mancate le critiche, in particolare quelle dei suoi stessi fan, che hanno caldamente consigliato al cantante di vergognarsi per essere venuto meno ai suoi principi. Insomma, non il migliore dei climi per Lodo per iniziare questa nuova esperienza, ma come è giusto che sia, tireremo le conclusioni solo dopo averlo visto all'opera. Buona fortuna, Lodo. Adesso parliamo della notiziona del momento: l'acqua sponsorizzata da Chiara Ferragni. E anche voi direte: ma che ci frega a noi dell'acqua sponsorizzata da Chiara Ferragni? A nessuno importa, a nessuno frega niente, ma tutti quanti ne parlano, quindi lo facciamo anche noi. Via con il servizio. Paghereste mai 8 euro per una bottiglietta d'acqua naturale? No? Beh, allora non potrete mai assaggiare la preziosissima acqua Evian, firmata Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni, il popolo degli haters si è scatenato su Twitter, scrivendo l'acqua qualunque sulla povera Chiara. C'è gente che pensa che vendere acqua a un prezzo così alto sia un insulto alle persone che muoiono di sete. Ma cosa c'entra? Se la vendi a 1 euro invece che a 8, le risorse d'acqua del pianeta aumentano? Spiegateci, vi prego, perché non vi seguo. La cosa incredibile è che anche il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha dichiarato che vendere una bottiglia d'acqua a 8 euro è un fatto non solo immorale, ma potenzialmente illegittimo.
signor Rienzi, non staremmo un tantino esagerando? Ovviamente non si è fatta attendere la risposta di Fedez in difesa di sua moglie. Oltre a Fedez, in molti si sono schierati in difesa della povera Chiara, provando a spiegare che l'acqua Evian si è sempre posizionata tra le acque di lusso ed è sempre costata tanto. Per di più, ci sono già state molte altre edizioni limitate e nessuno si era mai indignato. Chiara, non ti preoccupare, noi siamo e saremo sempre al tuo fianco. Dopo questa notizia di immensa importanza sociale, aveva la stessa rilevanza delle notizie di Studio Aperto sul bere tanto d'estate. Comunque sia, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!